aceto balsamico è buonissimo perché aggiunge quel tocco in più a un cibo che già di per sé è buono, rendendolo più, come dire, gustoso. Forse era il 1605 quando il primo della dinastia Giusti iniziava la lavorazione dell'aceto balsamico da subito, un condimento preziosissimo. Veniva custodita, ad esempio si ha la tradizione delle donne che tenevano la chiave del granaio attorno al collo e non la mollavano mai. Poi i re utilizzavano l'aceto balsamico, quindi anche noi nel 1929 siamo stati insigniti con il diploma reale, quindi con il brevetto. E tant'è che troviamo l'emblema reale sopra le nostre bottiglie. Ed oggi, che siamo alla 17ª generazione, non c'è più la bottega, ma una grande azienda dove la lavorazione è ancora artigianale, apprezzata in tutto il mondo. L'anno scorso abbiamo chiuso con un fatturato di 6 milioni di euro. Esportiamo in circa 60 paesi. È l'aceto balsamico più antico, ma qual è il segreto di tanto successo? Quella di rimanere fedeli alla tradizione dell'aceto balsamico, continuando però con piccole innovazioni che sono, come dire, nel voler rendere questo prodotto fruibile a tutti, esportandolo in tutto il mondo, ma anche considerando il grande valore che è stato tramandato nel corso dei secoli.